Eccoci, ci siamo. Eccoci qui. Allora, ciao, sono Gian Marmigliaccio. Siamo in diretta in questo momento con la pagina di Scienza dello Sport. E grazie ovviamente a tutti voi, oltre 100.000 persone che, insomma, in un modo o nell'altro avete deciso di seguirmi e di seguire poi gli argomenti, che sono tutte evidenze scientifiche applicate allo sport. Come vedete qui sottopancia, sul titolo che sta uscendo, come si possono portare atleti ad alto livello, magari anche alle Olimpiadi, senza incorrere in rischio di traumi. E questo lo vediamo con una persona che adesso è con me, che è il dottor Enzo Iodice. Ciao Enzo, non ti do del tu, perché se no poi non ti do del lei, se no poi ti monti la testa. Buonasera a tutti, ciao Gian Mario. Ci conosciamo da tanto, quindi mi posso permettere qualche scherzo. Allora, Enzo Iodice è fisioterapista. Fisioterapista specialista in sport, a parte che faceva anche lui l'atleta, dice l'atleta Non in ci vari crederai, ma sport. giochi ancora a basket. Ecco, basket, ma poi soprattutto diciamo, l'esperienza di fisioterapia l'ha portata nel campo, ovvero ha sempre seguito atleti di vari sport, quindi sia dalla palestra che alla piscina, cercando di fare una cosa che è un po' diversa normalmente da quello che fa il fisioterapista, insomma, l'ho detto tante volte in questi video, ovvero solitamente molte professioni che ruotano nello sport, ahimè, arrivano troppo tardi, quindi si chiama lo psicologo dello sport quando l'atleta ha perso per problemi mentali. Sì, ma ormai è finita. Si chiama il fisioterapista quando c'è un problema muscolare o di altra natura, ma ahimè è troppo tardi. Si va dal medico quando c'è un problema e ahimè è troppo tardi. Quando invece queste figure devono lavorare in team, quindi cercare di prevenire qualcosa che arriva. Allora, Enzo, tu hai avuto esperienze, diciamo, di tanti tipi, con tanti sport. Vorrei che ne citassi almeno due, magari delle più recenti, che ti hanno portato anche a portare i tuoi atleti alle Olimpiadi. Allora, io sono partito con la pallacanestro e sono stato fisioterapista in una squadra di Serie A per circa 10 anni, prima come fisioterapista interno e poi come consulente esterno, per poi passare dal bordo campo al bordo vasca. Questo incontro con Andrea Di Nino, personaggio che tu conosci bene, e con il suo ADN Swim Project, che è proprio sede qui nella mia città, a Caserta. Diciamo che sono passato appunto, come dicevo, dal bordo campo al bordo vasca e quello che era appunto la consuetudine, ovvero lavorare a trauma ormai già realizzato e quindi andare a curare l'infortunato, sono passato a tutt'altro genere perché uno sport come il nuoto, che è uno sport che si sviluppa su un piano anziché tre, uno sport che non ha contatto e quindi sono tutti traumi che sono soprattutto traumi indiretti, non sono traumi diretti tipici del giocatore di pallacanestro, e chiaramente mi ha portato a cambiare completamente strategia, che chiaramente adesso, come dicevi e come anticipavi, è un concetto di prevenzione è fondamentale, un concetto di prevenzione che si basa sul team working nel nuoto, che è un'idea innovativa, appunto, partita da Andrea Di Nino, dove prima ruotavano sempre tante figure attorno a un atleta professionista, ma erano tante figure che fondamentalmente non interagivano, mentre invece questa interazione nata dal team working, voluta da Andrea Di Nino in ADN, poi copiata da tanti team qui in Italia, ma soprattutto dal team attuale per il quale lavoro, che è l'Energy Standard International Swimming Team, che ha sede in Turchia. Noi lavoriamo così, ovvero con preparatore atletico, biomeccanico, allenatore e assistente. Bene, allora, volevo subito fare una domanda. Prima hai citato due casi, diciamo, che sono molto lontani tra loro, uno sport di squadra, quindi basket, e uno sport individuale come il nuoto. In un caso, il fisioterapista molte volte lavora con traumi che sono da una parte prevedibili e alcuni non prevedibili, quelli che riguardano il contatto, eccetera. Mentre nel nuoto, diciamo, i traumi non prevedibili, ovvero magari proprio quell'azione di contrasto con l'avversario non capita quasi mai. Dovresti proprio andare a sbattere contro il bordo, ma insomma, un atleta di alto livello di solito non lo fa. Ecco, quindi nel nuoto, così come in altri sport individuali ciclici, magari nell'atletica, nel ciclismo, nel triathlon, nella canoa, nel canottaggio, eccetera, ci sono una parte di eventi che si possono ampiamente prevedere, perché sono sport specifici, o no?
Assolutamente sì. Il mio lavoro è proprio questo, praticamente andare a individuare delle disfunzioni di movimento. Faccio un esempio. Nel nuoto, soprattutto nel nuoto, chiaramente l'articolazione chiave è la spalla e anche la schiena, nonostante quel che si dica, anche la schiena. Addirittura c'è ancora chi prescrive il nuoto come cura per la scoliosi o per problemi di lombalgie, che è completamente sbagliato, però questa è un'altra storia. Arriviamo alla spalla. Il mio lavoro è innanzitutto cercare di capire se la spalla lavora bene e quindi questa è l'interazione che ho sia col biomeccanico con video analisi, in questo caso swim analysis, e sia con il preparatore atletico, perché il preparatore atletico che fa fare delle alzate, delle spinte, chiaramente se la spalla non lavora bene, se la scapola non ha una rotazione craniale di 60 gradi durante l'abduzione e la flessione, li sto citando così, non è un commento tecnico, è soltanto per capire, chiaramente questo problema se lo porterà anche in palestra e poi in acqua, e quindi l'infortunio è dietro l'angolo, perché c'è una disticinesia scapolo-toracica, quindi se ci sta una disticinesia scapolo-toracica, tutto il cingolo scapolare e il cingolo della spalla non lavora bene, e quindi è questa la prevenzione, cercare di capire e di correggere quelle che sono inizialmente, che sono assolutamente asintomatiche, problematiche che poi in futuro possono provocare un infortunio. La cosa importante è che la differenza tra uno sport di squadra e individuale è che noi adesso attualmente con i nuotatori ci giochiamo tutti, soprattutto se abbiamo a che fare con un velocista, un quadriennio olimpico per una gara di 20, 21, 22 secondi. Quindi l'importanza della prevenzione per un individuo, per uno sport individuale, quello non hai la possibilità di recuperare la domenica successiva con uno sport di squadra, questo è il concetto. Quindi è fondamentale lavorare di prevenzione, perché se l'atleta si ferma, e chiaramente rischia di compromettere tutta una preparazione per un quadriennio olimpico con tutte chiaramente le fasi intermedie, che sono i mondiali, gli europei, i giochi del Commonwealth. Ecco, siccome nel passato, insomma, abbiamo anche collaborato insieme nelle stesse società, anche che hai citato, Energy Standard e ADN, la cosa che era stata fatta proprio nel team era cercare di far dialogare le figure professionali, perché per esempio quando nel 2013, 2014, 2012, mi ricordo che ci hanno visto la prima volta, ho visto che alcune cose che tu facevi mi erano piaciute particolarmente. Però poi, magari, che so, in Russia o in Ucraina, quando tu andavi via, il preparatore, magari ucraino, non aveva idea di quelle competenze, quindi bisogna aspettare che tu tornassi il mese dopo. E quindi c'era venuta, insomma, non l'idea, insomma, quello che si fa, di fare in modo che fossi stato tu a formare per quelle tue competenze il preparatore, proprio perché per certe evenienze che sono ampiamente prevedibili, bisognava giorno per giorno allenare la prevenzione in palestra e quindi chiaramente fare in modo che quell'atleta non incorresse più in quei problemi che invece normalmente quando si parla con gli atleti tutti dicono che so, il nuotatore c'ha problemi alla spalla, il tennista ha dolore al gomito, il ciclista c'ha dolore, cioè, come se fosse una cosa ovvia che c'è sempre, quindi non ne puoi fare a meno. E invece mi sembra di capire, come ci hai spiegato, che non è vero che per forza il nuotatore, il ciclista, il tennista, lo schermidore, eccetera, debbano avere sempre questi dolori, perché se fanno un'opera di prevenzione giorno per giorno, scompare, esatto, questa possibilità. Proprio questo è il concetto. Mentre il mio lavoro, quando lavoro con questi atleti, visto che non vivo in Turchia, dove c'è la base attualmente della mia società, ovvero Energy Standard, non sono lì, vado una settimana al mese, diciamo che tutto il mantenimento, chiamiamolo così, il mantenimento avviene proprio, viene fatto proprio, oltretutto una persona che tu conosci bene, il preparatore atletico, è stato un tuo allievo, Marco Cossu, che svolge un egregio lavoro durante le fasi in cui io non ci sono. È chiaro che focalizzando tutto sulla prevenzione, il discorso fila, è chiaro, è diverso, e quindi ho delle trasferte straordinarie lì dove c'è l'infortunio, perché chiaramente sono anche responsabile del recupero infortuni degli atleti, però si cerca sempre chiaramente di limitare questo aspetto, e soprattutto nel nuoto riesce sufficientemente bene. Ecco, infatti questa visione, diciamo, internazionale, perché devo dire all'estero si fa così, è normale che sia così, in Italia per qualche motivo chi è laureato in scienze motorie pensa che il fisioterapista non deve fare delle fisioterapista guai se fa, cosa che non ha senso, proprio non ha senso, quando è l'atleta
chiaramente la competenza su quello che è il trauma e quindi anche cos'è la prevenzione del trauma è del fisioterapista. Poi attuare ogni giorno quel qualcosa che porti a miglioramento del preparatore, però il preparatore deve includere nella sua routine anche delle attività che vengono progettate dal fisioterapista. È normale perché ognuno ha la sua esperienza, quindi questo tipo di organizzazione, devo dire, nel passato l'abbiamo fatto, continui ovviamente a farla perché questa è l'organizzazione che funziona, dobbiamo trasferirla nei modi di fare in Italia e quindi coinvolgere tanti fisioterapisti che insomma anche in questa pagina mi seguono. Fate in modo, adesso poi ve lo dirà il vostro collega, però fate in modo di mettervi veramente a disposizione delle società, perché il vostro ruolo è fondamentale durante la preparazione e non dopo. Questo perlomeno è quello che facciamo passare il messaggio e credo che tu condivida. Come posso non condividerlo? È il mio pane quotidiano, questo. T'ho detto, ecco, c'è una cosa che tu hai trasferito agli atleti, perché così come magari i preparatori, gli allenatori, i personal trainer insegnano agli atleti di dare una percezione della fatica a scala di Borg, RPE, eccetera, quindi dare un numero sulla base di quella che è l'intensità. Ecco, nella fisioterapia, quindi quello che fai tu, è molto simile e devo dire questo tipo di meccanica è utile anche da portarci a casa, quindi vorrei che tu spiegassi com'è questa valutazione della percezione del dolore a questo punto, come si fa, come si insegna e come si può usare giorno per giorno. Attualmente io utilizzo la scala VAS, viso analogica, col quale insegno all'atleta, chiaramente è una scala assolutamente soggettiva, dove l'atleta mi esprime un dolore che va da 0 a 10, la può anche visualizzare. Quindi una volta visualizzata questa scala, che non è altro che una raffigurazione da 0 a 10, lui mi indica e mi fa capire un valore che va da 0, che non è praticamente nulla, a 10, che è il più grande dolore che lui possa immaginare. Chiaramente questo varia a seconda delle varie soglie, perché siamo tutti diversi anche chiaramente nella percezione del dolore, anche in quello siamo tutti, non solo a livello posturale, perché mi occupo anche di postura, ma anche a livello di percezione siamo tutti differenti l'uno dall'altro. Quello che per me può essere un 3, per un altro può essere un 6. Quindi è chiaro che la scala mi serve per il follow up, tra virgolette, quindi prima, durante e dopo il mio trattamento, e capire se la direzione è quella giusta. Chiaramente, ecco, con poi questo tipo di impostazione, alla fine, se è condiviso dal team, tutti alla fine possono utilizzare questo numero, perché se io poi ho l'atleta che magari manifesta oggi un dolore 6 e te lo trasferisce, però poi si sposta in palestra e magari anche il preparatore sa questo e quindi nella sua valutazione chiederà qual è la percezione, dopodiché magari va in campo, in pista, in piscina e anche l'allenatore ha questo. Quindi diciamo sono tutti coinvolti perché devono evitare che il dolore aumenti, devono cercare di proteggere l'atleta e devono migliorare le prestazioni. Quindi quando si lavora in sinergia si ottengono questi risultati. Allora, ti volevo già fare qualche domanda che sta arrivando. Allora, Ugo Sciullo, che salutiamo, fa parte della Sport Science Academy, lui fa sci di fondo e insegna sci di fondo. Dice, dolore alla schiena, fascia lombare, come faccio per prevenire? Per prevenire, e chiaramente anche qui bisogna capire cosa provoca la lombalgia. La lombalgia considera che tutte le catene passano per il bacino anteriormente, chiaramente per il core e chiaramente anche per la schiena posteriormente. È chiaro che qualsiasi disequilibrio di catene possono essere anche problematiche viscerali che possono dare mal di schiena, ma tutte le catene miofasciali passano per di lì. Quindi l'importante è capire dov'è il problema. Il problema, se è un problema irradiato, se è un problema di un muscolo preciso della schiena, chiaramente è importante fare una valutazione. È molto molto generico parlare di... Come sempre, là, adesso devo far vedere che Enzo Ioa dice un po' Dr. Jack il Mr. Hyde, perché lui si comporta sempre così, ma siccome lo conosco da anni posso permettere di chiedergli subito l'altra cosa. Questo ruolo che poi alla fine gli allenatori, i fisioterapisti, i medici, i psicologi eccetera, che lavorano con atleti, giustamente a questa domanda devono rispondere così, perché oltretutto poi a distanza non possono rispondere diversamente. Dopodiché, quello che io ti direi subito dopo, ti direbbe l'allenatore, ma insomma lo sai anche tu, e dice sì, ma questo sabato c'ha le gare.
Ok, quindi Lo porti a adesso sentire la che figura? gli facciamo fare? Facciamo Dimmi vedere. una cosa subito da portarmi a casa e io gliela faccio fare, perché poi faremo, diciamo, tutti gli studi, però poi qualcosa, perché probabilmente lo sci di fondo, così come tanti altri sport, hanno un dolore, però non fanno mai nulla. Adesso, siccome il dolore è molto simile, Ugo, solo lo conosco, è molto simile al dolore che possono avere i nuotatori ranisti. Ad esempio, tu con il preparatore, che tipo di routine fai fare quando abbiamo degli atleti che hanno un dolore nella fascia lombare abbastanza seccante e forte? Allora, la prima cosa che chiederei è che tipo di lavoro ha, che tipo di dolore ha, se soffre di un lavoro, di un dolore a fascia, un dolore verticale o un dolore puntiforme. Sicuramente lo porterei in allungamento, ovvero allungamento della catena cinetica posteriore. Chiaramente i nostri mezzi sono tantissimi. Sono un lavoro di trigger, un lavoro di tender points, un lavoro di cupping, un lavoro di tekar, un lavoro di agopuntura, di dry needlings. Noi abbiamo tanti strumenti per lavorare sul mal di schiena. Un lavoro anche Quindi per... hai fatto un mix trigger o altro e poi anche tecnica, quindi hai usato sia tecniche manuali che strumentali. Esatto. Quindi... Anche uno osteopata, possiamo lavorare anche sui visceri, sul viscerale, che probabilmente può dipendere anche da quello. È chiaro, se devo darti una pillola immediata per un mal di schiena, io ti dico mettilo in postura. In postura, ovvero manda la sua catena cinetica posteriore in stretching, in posizione a squadra, a muro, sedere ben allineato con il malleolo, piedi in extrarotazione, respirazione addominale diaframmatica, braccia a 30 gradi dal corpo, poggiate al muro, poggiate a terra sul suolo, mento schiacciato, respirazione profonda e cercare di allungare la sua catena cinetica posteriore. Questa è la prima cosa che ti direi. Che poi questa è una tecnica, diciamo, anche molto nota, così magari qualcuno può andare a controllarsela, magari approfondirla. Vorrei che, insomma, dicessi anche come trovarsi la tecnica che hai citato. Quindi magari questo termine può essere utile per ricercare questa postura. Questa è la Ripeti il classica. termine perché è mancato l'audio? Ripeti il termine. Mezierista, scritto Mezieres perché è una francese l'ideatrice, Benissimo. diciamo, è la madre di tutte le rieducazioni posturali. Benissimo, un'altra domanda che ci è arrivata è quando hai a che fare normalmente con atleti, trovi genericamente atleti che hanno contratture che non pensano di avere? A volte capita. Sono delle vere e proprie contratture che loro non sanno. Io faccio anche uno screening, praticamente vado a ricercare queste contratture e devo capire perché ci sono queste contratture. È chiaro che a volte queste contratture stanno a preservare problematiche più importanti, si chiamano appunto contratture antalgiche, che vanno lasciate lì dove sono, se sono asintomatiche, ovvero non c'è la percezione di queste contratture. C'è da capire se sono lì per caso e quindi fanno parte, oppure fanno parte di un vero e proprio adattamento. L'adattamento chiaramente è la forza dell'atleta, perché tanti sport non sono simmetrici, quindi è chiaro che un lato lavorerà più di un altro, è chiaro che un lato potrà presentare dei trigger silenti, si chiamano, che non vanno toccati perché vanno a giustificare quella che è la postura del gesto tecnico e quindi del modello prestativo. Ecco, un'altra domanda, sempre su questo, tanto non mi è scorsa prima una che mi è sfuggita, diceva per i foam roller se si possono usare, ma si lega anche a quest'altra di Rosaria De Blasio, anche lei nella Sports Science Academy, che lei si opera nel campo fitness, che poi anche lei di Caserta, zona tua, come si riconoscono le contratture? Come fare anche per capire che quella contrattura poi o nell'immediato o magari a breve termine potrà creare dei problemi. Quindi magari un atleta non sa neanche di averla. Come potresti insegnare? Il discorso è tecnico, più che altro posturale. Chiaramente io vado prima ad analizzare, questo chiaramente non ne ho parlato prima, vado ad analizzare l'atleta e vado a svolgere una valutazione posturale. Da lì capisco qual è la sua postura. Devo capire se è una postura funzionale per il suo gesto tecnico o disfunzionale. Chiaramente il dolore è dalla nostra, perché spesso una postura disfunzionale dà fastidi, dà dolori, soprattutto nella fase anamnestica. L'atleta mi riferisce dolori durante
quello che sia. Da lì riesco a già capire dove posso e come posso andare a trovare delle contratture che non hanno motivo di esserci e quindi vanno trattate. Ho sentito prima parlare di foam roller, che sono assolutamente pro, è un lavoro che tende a spegnere trigger point, tende a spegnere contratture, quindi a rilassare contratture. Chiaramente questi sono sindromi miofasciali, quindi il calore anche andrebbe benissimo, oltre che un lavoro pratico, strutturale. Io lavoro anche con degli attrezzi, si chiamano Yastem, lavoro col Gavilano, una tecnica che ha degli uncini fondamentalmente, non è la fibrolisi, lavora molto più in superficie, lavora soprattutto sulla fascia. Però un lavoro di foam roller è un lavoro fasciale anche quello ed è un ottimo autotrattamento. Ecco, mi ricordo foam roller a suo tempo, tanti anni fa, quando insegnavo all'università, avevo fatto ai miei studenti, avevo detto comprate con 15 euro le cose che vi servono, tra le quali un foam roller. E devo dire a tutti i ragazzi che non avevo mai usato, quando ho iniziato il primo giorno a fare la routine normale di tutta l'operatore normale per conoscere un foam roller, ha iniziato da tutte le parti, perché non pensavo neanche di avere tanto dei muscoli ma dei dolori in certe zone. E devo dire che questo è molto utile, proprio perché si ricollega a quello che abbiamo visto molte volte: gli atleti, per vari motivi, perché non hanno mai fatto stretching, o se lo hanno fatto è un stretching così un po' finto, non sanno che hanno delle contratture latenti o dei trigger point, e il foam roller è utile. Per poi, certo, bisogna, non è che si leva tutto col foam roller, però almeno sai che quello è un problema. Allora, intanto c'è un complimento a Alessandro Brancato, che il nostro atleta maratoneta, anche molto bravo dell'atletica leggera internazionale, che nella Sports Science Academy dice: grande Enzo, ogni giorno, ogni martedì e venerdì, quindi due volte alla settimana, faccio fare Mesier esattamente come hai descritto tu. Bene, allora c'è poi nella box epicondilite lavorando al sacco nel pugilato. Ecco, anche questi sono traumi prevedibili, perché chiaramente è un'azione ciclica continua che tu fai nella box. Questa come potresti, insieme al preparatore, prevenirla per evitare che accada? Assolutamente rilassare tutti i muscoli dell'avambraccio, perché sono contraccolpi, portano delle contratture, portano delle tensioni a livello inserzionale. Parliamo di epicondiliti o epitrocleiti? Epicondiliti? Epicondiliti. Benissimo, sì. Allora tutti i supinatori vanno assolutamente rilassati. Ecco, tutti i muscoli. Fai l'esempio del, insomma, non tutti hanno. Fai un esempio pratico, qual è il top spin del tennis, praticamente. Sono i muscoli che ti permettono di fare una rotazione esterna, quindi una supinazione e una estensione di polso. I muscoli che si contraggono sono i supinatori e quindi sono quelli da andare a trattare, mentre invece i pronatori, che fanno l'esatto contrario, identificano invece il gomito del golfista, che sarebbe un epitrocleite, che non è altro che la parte interna, l'infiammazione tendinea della parte interna. Ecco, c'è una domanda di Manu, che dice: i problemi a livello della vescica causano delle problematiche nelle cosiddette retrazioni miofasciali a livello lombare? Sì, anche, è possibile, c'è una connessione. Vescica, pavimento pelvico, assolutamente arriviamo sulla fascia lombare, quindi assolutamente sì. Tu prima hai citato ginnastica respiratoria, hai citato diaframma, non esattamente, perché siccome avevamo scritto un articolo poi che era uscito sulla rivista Strength and Conditioning italiana, che avevamo scritto, diciamo, a sei mani con te, con Mike Maric, che salutiamo sempre, anche lui, abbiamo una diretta breve con lui. Come interviene la parte della ginnastica respiratoria e tutto quello che è connesso? Come lo inserisci, se ritiene che sia utile, in quale sport è più utile o meno? Noi lo usiamo tantissimo nel nuoto e mi occupo proprio di breath training, quindi è un'area di cui mi occupo personalmente con gli atleti. Io faccio consulenza anche per altri club, soprattutto a Istanbul lavoro con il Fenerbahce e con l'Enka Swimming Club, e con loro facciamo proprio un lavoro di breath training, perché serve per performare, soprattutto per i velocisti, per ridurre i loro atti respiratori durante i 50 o i 100, fino addirittura a ridurli a zero, vuol dire svolgere un 50 assolutamente in apnea. Questo per quello che riguarda il nuoto. Chiaramente il breath training riguarda tutte le discipline, riguarda innanzitutto il diaframma,
riguarda una ridistribuzione di forze tra i muscoli principali della respirazione e i muscoli accessori. Un po' tutti quanti, per tantissime ragioni, tendiamo a sovraccaricare i muscoli alti, quelli che ci permettono di inspirare in maniera veemente senza lavorare col muscolo principale, che è appunto il diaframma. Quindi parliamo del piccolo pettorale, degli scaleni, che danno tante altre problematiche, condizionando anche la nostra postura nel classico atteggiamento a spalle con un glide omerale anteriore, quindi chiuse, collo in avanti, quindi la classica postura che oggi abilisce un po' tutti quanti noi, non soltanto sportivi. E ecco, bravo, perfetto. E respira, mi raccomando. Con Mike Maric, anche in alcuni corsi che abbiamo fatto insieme, ha fatto vedere in un modo molto pratico come poi una attività respiratoria molto profonda, molto precisamente, con tutta una sequenza che non puoi imparare in un giorno e chiaramente non dà effetti in un giorno, devi allenare costantemente, può anche migliorare notevolmente il recupero, quindi far abbassare le pulsazioni in tempi più rapidi, aumentare anche l'ossigenazione, non aumentare il VO2, però aumentare tutta una serie di fattori fisiologici. Quindi devo dire, tutte le persone che solitamente trascurano la respirazione, è giusto anche un po' pensarci. C'è una domanda di Antonio Petillo riguardo al foam roller di prima, che dice: ok, ma com'è il timing? Cioè, meglio farlo prima, dopo? Quando lo consigli? Io solitamente lo consiglio sia prima che dopo il foam roller, soprattutto nelle zone che vanno maggiormente sotto stress, quindi più facilmente che vadino in overload. Quindi è chiaro che dipende dalla disciplina. Per un ranista chiaramente gli adduttori sono fondamentali, per un velocista chiaramente pettorali, gambe, hamstrings, quadricipiti sono fondamentali, per un fondista spalle, schiena, parte alta, dipende sempre chiaramente dal tipo. Io chiaramente mi riferisco sempre al nuoto, perché adesso il lavoro è la mia disciplina principale. Nella pallacanestro chiaramente la fase difensiva, lo scivolamento difensivo sovraccarica tantissimo gli adduttori, quindi tanto lavoro di release miofasciale adduttorio. Quindi sia prima che come defaticamento, perché chiaramente la prestazione o l'allenamento può attivare appunto dei trigger che puoi andare a spegnere, mentre invece prima, perché puoi disattivare i trigger già precedenti attivi, che ti può migliorare la prestazione. Ecco, allora, per chi si fosse collegato solo adesso, siamo in diretta con Enzo Iodice, che è un fisioterapista che lavora con atleti di altissimo livello già da Londra 2012, Rio 2016, e quindi segue costantemente atleti giorno per giorno, non solo quando il trauma, ahimè, è avvenuto e ci si può far poco, proprio perché la prevenzione è fondamentale giorno per giorno. E in questo abbiamo parlato di molte cose, quindi intanto, se sei appena collegato, metti un like o qualcosa, così fai vedere che ci sei, poi guardati la diretta, perché ci sono molte cose da portare a casa. Allora, un esempio che vorrei chiederti, c'è cioè qualcosa che riguarda anche la corsa, perché Alessandro Nuzzolese, che salutiamo, una domanda che dice: dopo una sessione di corsa, che sicuramente sta parlando di corsa magari fatta su strada, non tanto su pista, esistono dei dolori molto fastidiosi, a volte sono subito sotto il ginocchio, a volte proprio prendono tutta la gamba, il tibiale. Come si può fare per evitare questi, che a volte sono anche veramente seccanti e limitano la prestazione? Lì ti rispondo un po' più da posturologo. Secondo me l'appoggio nella corsa è fondamentale, quindi è importante capire il recettore podalico, che informazioni dà e soprattutto come il corpo risponde a queste informazioni. Io credo che un gait analysis, per poi capire se c'è bisogno di un plantare sportivo, chiaramente, che possa accompagnare il nostro runner, sia fondamentale, perché spesso ho risolto tantissimi problemi, perché in tutto ciò il mio ruolo ha anche, come dire, dei sottoruoli. Io ho una sorta di equip, c'ho un ognatologo che riguarda i denti, quindi sia malocclusione che deglutizione, c'ho un optometrista che riguarda gli occhi. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui io visito il paziente, il problema riguarda questi esterorecettori, è chiaro
che la risposta posturale è un adattamento a una disfunzione che deriva da questi esterorecettori. In questo caso parlo del piede, quindi ho un tecnico ortopedico che mi fa un gait analysis e mi dice: guarda Enzo, che il problema può derivare, e io mi rendo conto che tanti runner hanno di questi problemi e queste disfunzioni, e che possono mettere a posto con un semplice plantare messo a posto, che fatto ad hoc, e chiaramente verrebbe poi dopo valutato da me. Ok, as you know, you have an international experience and normally you talk in English with your athletes, but here we are in Italy and maybe the people don't know what is gait analysis. Giustamente, è l'analisi del passo. Il gait analysis è l'analisi del passo, è l'esame baropodometrico, statico o dinamico. Ok, poco prima hai giustamente detto un'altra cosa che suggeriamo sempre in ogni diretta, che è necessario sollevare un po' l'asticella, devo dire, per chi lavora con gli atleti, ovvero avere una relazione, una serie di relazioni con altri professionisti. Quindi tu ne hai citato alcuni, perché chiaramente molte volte trovi anche il caso che magari non è competenza tua, non è quella del preparatore, serve il... Quindi come consigli? Perché molte volte un allenatore magari bravo, non so se da un lato ha timore o a volte vergogna, oppure pensa di essere troppo bravo, quello lasciamolo stare, dov'è? Però evita di creare relazioni, quindi si ritrova a fare la scelta non ponderata, ma quella azzardata, che poi è sempre sbagliata. Siccome tu l'hai fatto nel passato e lo fai costantemente, come puoi consigliare di iniziare a creare le relazioni con chi è più utile? Come fare? Questa è una bella domanda, lo sai, perché posso risponderti perché molto bene, perché spesso e volentieri mi trovo di fronte a queste problematiche. Come sai, l'Energy Standard è un club internazionale, quindi ci sono tante culture e tante nazioni che si interfacciano. Chiaramente può arrivare una nazione come l'Australia, come la Gran Bretagna, come gli Stati Uniti, ci sono nuotatori che vengono da lì e che sono all'avanguardia, non hanno problemi a interfacciarsi e a creare questo team working. Il problema e invece quando ho a che fare con ucraini e russi, e tu lo sai bene, e quindi ha a che fare con allenatori vecchio stampo che sono un po' tuttologi, sono un po' fisioterapisti, massaggiatori, anche a volte biomeccanici, e sono un po' anche, è brutto dire questo termine, ma arrogantelli, insomma, perché devo dire, su questo è tutto il mondo e paese, cioè li trovi un po' in tutte le, quelli che sono fatti così li trovi un po' dappertutto. Ahimè, a volte capita, sì. Trovo grandi percentuali, soprattutto nei paesi dell'est, dove ancora non riescono a capire questo concetto di team working. Adesso, dicevo, proprio da un'idea di Andrea, e chiaramente in Energy Stand ho avuto parecchie difficoltà, però alla fine abbiamo raggiunto un accordo con i risultati, perché una volta capito come funzionava questo concetto di lavoro condiviso, Allora poi ha iniziato a dare i suoi frutti, l'atleta ha iniziato a fidarsi di queste figure che per lui erano nuove, perché per l'atleta praticamente esisteva soltanto l'allenatore, a volte il vice, ma nessun'altra figura. Ecco, il massaggiatore proprio solo e puro massaggio di defaticamento, a volte di preparazione, era l'unica figura accettata. In Energy Standard adesso finalmente ci siamo un po' allineati, quindi tutte le culture e tutti gli allenatori, perché Energy Standard è fatto di un head coach e di tanti sottoallenatori che vengono da tutte le parti del mondo, finalmente tutti quanti parliamo tra virgolette la stessa lingua. È chiaro che è fondamentale il biomeccanico, come ho detto prima, è fondamentale il preparatore, è fondamentale ovviamente l'allenatore e la figura come la mia, perché spesso non si capisce perché una persona nuota male per un problema tecnico o per un problema posturale. Allora il biomeccanico evidenzia il problema, e quindi il problema che sembra tecnico, ma spesso l'allenatore prova a correggerlo ma non riesce a correggerlo, perché non può correggerlo in quanto quella catena è troppo corta, e quindi l'atleta non riesce a fare la bracciata così come gli viene chiesta. Ecco perché è fondamentale il concetto di condivisione. Ecco, una cosa più pratica: se un personal trainer ti contattasse
diciamo, da professionista a professionista, perché questo è il rapporto che si deve avere. Oppure un allenatore, che so, del calcio, del bodybuilding, perché no, ti contattasse per creare una relazione con te. Tu credi che tu e magari gli altri professionisti della fisioterapia direbbero no, prima mi paghi e poi ti rispondo, oppure c'è interesse nella tua categoria ad avere relazioni ovviamente di qualità con professionisti, che in modo da entrambi puntare a far vincere o migliorare l'atleta? Cioè, questa è una cosa, non so se mi sono spiegato bene. Perfettamente, ti rispondo nella maniera più pragmatica di questo mondo. Sono un fisioterapista sportivo e mi fa piacere lavorare top level, quindi con campioni di un certo livello. Per lavorare con questi campioni devi conoscere in maniera approfondita il gesto tecnico. Io ne conosco solo due, quindi la prima cosa che chiederei all'allenatore, che chiaramente non riguarda questi due sport, è: insegnami tu qual è il modello prestativo, il modello biomeccanico. Io lo capisco, e dopo che l'ho capito posso esserti d'aiuto, perché fondamentalmente non ne so assolutamente nulla del tuo sport. Allora, non sapevo che potevi rispondere così, ma lo speravo, perché tanto ti conosco, so che sei un professionista. Questa è la normale risposta che si ha quando si ha a che fare con un professionista, perché se non è un professionista vi chiede subito i soldi, però probabilmente non conosce quella materia. Se un bravo professionista ha bisogno di conoscere il vostro sport, quindi se voi contattate un nutrizionista ad esempio che ha una grande competenza della nutrizione, però poi non conosce il nuoto, il crossfit, l'atletica leggera, e poi di che specialità dell'atletica, di che specialità della scherma, di che specialità. Quindi per darvi l'informazione ha bisogno di mettersi ad ascoltare ed imparare da voi. Quindi voi dovete, come professionisti dello sport, preparatori, allenatori e personal trainer, eccetera, sollevare la vostra competenza in modo da avere poi delle relazioni ad alto livello con dei professionisti che saranno ben lieti di avere relazioni con voi, perché questo è quello che accade normalmente, quello che anche io ho sempre fatto, ma non perché mi hanno detto di fare, perché d'altronde prima di dire intanto se io posso essere utile, cerco di capire di che hai bisogno, e quindi molte cose te le devi anche andare a approfondire. Ci sono 400 discipline sportive diverse, per cui come fai a sapere tutto? Anche nel nuoto quale, perché c'è nuoto in piscina, c'è la rana, il delfino, lo stile libero, 1500, nuoto di fondo, poi magari puoi fare i tuffi, pallanuoto, quindi solo di uno sport genericamente ci sono tantissime varianti, per cui in punta di piedi se trovate il professionista valido ovviamente trovate una risposta di questo tipo. Allora c'è una domanda, due domande interessanti di Tiziana Granara e di Alessandro Esposito. Intanto Tiziana dice: molte volte lei lavora nel fitness, che ci sono molti atleti che hanno delle problematiche con ernie, protrusioni eccetera. Intanto possono fare pesi? Quali sono le problematiche? Non arrivano con prescrizione medica, però arrivano col certificato, diciamo, non agonistico, pertanto possono fare. Poi alla fine il problema se lo deve gestire il preparatore. Tu che consigli daresti? Allora, per quello che riguarda protusioni e ernie, io nella mia esperienza mi sono reso conto che ci sono tante di quelle ernie, tante di quelle protusioni che sono assolutamente asintomatiche e sono enfatizzate, spesso vengono accoppiate ai mal di schiena, mentre invece un'ernia e una protusione spesso volentieri non hanno nulla a che fare con il mal di schiena. E più che altro, ecco, già una sciatalgia potrebbe essere un po' più allarmante. Fondamentalmente è chiaro che un mal di schiena, un'ernia, una protusione sono tutte e tre sintomi di una schiena in sofferenza, di un rachide in sofferenza. Quindi innanzitutto può fare tutto, a meno che non sia sintomatico, e quindi c'è un dolore che ne limita gli effetti, è chiaro. Chiaramente quando ci sono queste persone, l'ideale è contattare un fisioterapista che chiaramente possa in un certo senso assistere l'atleta sia non nel durante, ma nel prima e nel dopo. Che cosa vuol dire? Che non si limita l'attività fisica, ma più che altro dopo si fa un corretto scarico col fisioterapista. Per scarico intendo dire le varie posture o rieducazioni posturali che possono riassestare quello che è il suo problema a carico del rachide, che ha prodotto in passato protusioni, ernie, eventualmente. Comunque, se l'atleta, diciamo, fa la sua normale attività, il suo normale allenamento, non manifesta nessun dolore,
si prosegue quando, come consiglio, sulla base anche della scala della percezione di dolore che abbiamo visto all'inizio, magari poi chi è arrivato tardi se la può rivedere, a che livello di dolore su questa scala 10 tu consiglieresti di evitare di continuare? Una persona che ha produzione ernia e dolore zero già deve andare dal fisioterapista, perché vuol dire che già ha una... quindi non è il dolore che fa la differenza, è chiaramente una schiena in sofferenza. Il dolore ci sta dicendo, è un ulteriore elemento che ci spinge a invitare l'atleta ad andare dal fisioterapista, ma fondamentalmente se già c'è un'ernia e già c'è oppure una protrusione è già sufficiente per fare prevenzione, quella famosa prevenzione di cui abbiamo già parlato. Ecco, infatti qui la domanda era trabocchetto apposta, perché quando abbiamo una patologia acclarata, quindi una protrusione, vuol dire che c'è stata una diagnosi molto precisa, un'ernia ovviamente è un dato oggettivo, stiamo parlando non di un atleta che è apparentemente sano e che potrebbe, allenandosi male, farsi male, ma un atleta che non è sano, perché in quel momento ha una patologia in atto. Quindi chiaramente... per chi lavora nello sport, quello è un limite da non toccare. Quindi, giustamente, mentre in tutto quello che riguarda la prevenzione di un atleta che però è sano, che non deve tornare dal medico, la scala del dolore è importante nella prevenzione. Ma in questo caso non è un atleta sano e quindi chiaramente dobbiamo stare molto molto più attenti, quindi giustamente non ci deve essere nessun dolore. Qui Alessandro Esposito invece una domanda che poi è molto interessante per tutto il lato palestra, anche attività diciamo, fisica in generale, di molti atleti che quando fanno attività magari di pesistica, sollevamento magari di carichi in palestra, proprio perché non riescono a coordinare i muscoli, tendono ad attivare dei muscoli che non servono. Alessandro ha citato il trapezio, ad esempio, quindi un'attivazione non necessaria del trapezio, che però poi alla lunga, ma neanche tanto alla lunga, provoca dei dolori a livello cervicale. Allora, Come, a parte che il dolore cervicale ormai ce l'hanno un po' tutti per il telefonino, cose eccetera, quindi se poi si aggrava anche questo è ancora peggio. Tu, dal lato della tua competenza, questa cosa avresti dei suggerimenti da lasciare? Sì. Peso zero, andare a correggere una disfunzione di movimento. Cosa vuol dire? Peso zero soltanto con la barra, quindi vuol dire pochissimi chili, fargli svolgere l'esercizio che deve... Faccio un esempio, lo squat, fai svolgere lo squat con carico zero e crescere piano piano nel tempo, vuol dire non nella stessa seduta, anche spendendo più sedute, incrementando i carichi, chiaramente, e vedendo fin qua qual è il carico che lo manda in crisi. Cosa intendo in crisi? Vuol dire che lui appunto svolge dei compensi scorretti. Nel momento in cui svolge dei compensi scorretti, andarlo a correggere, fissando il chilo lì dov'è e piano piano incrementare fin quando non corticalizzi il movimento. Corticalizzi vuol dire lo memorizzi come schema motorio, corretto. Quindi vai a migliorare il suo schema. Ecco, là tu, ripetiamo, siamo in diretta con Enzo Iodi, c'è un fisioterapista che ha tantissimi atleti a livello internazionale e come c'è poco, ma adesso è a Caserta, come casa, sicuramente conosci poco le Dolomiti, mi sembra, giusto? Molto poco. Molto poco, bene. Allora, qui c'è una domanda di Laura Ceccon, che invece... vive da quelle parti lì e soprattutto fa mountain bike quasi sempre nelle Dolomiti, gare di mountain bike e soprattutto quelle gare che durano un paio di giorni, che se vedi le foto dici non ci andrei neanche. Con lei fa queste robe qua, quindi ci dice ciclismo, che poi non è ciclismo il suo, è mountain bike, dolore al piriforme con coinvolgimento ischio-crurali e perdita di potenza, che consigli mi dai? Questa c'ha la sindrome, la classica sindrome piriforme, soffre di sciatalgia, la prima domanda che le farei è questa qui, ovvero se il piriforme va a intaccare il nervo sciatico e quindi il dolore si irradia fino al piede. Al di là se c'è o non c'è sciatalgia, chiaramente il piriforme è un muscolo fondamentale, è un extrarotatore fino a determinati gradi, poi diventa addirittura un interrotatore in flessione d'anca. È un muscolo fondamentale, importantissimo, e anche uno stabilizzatore del bacino. Va assolutamente trattato, ma non va trattato
ci sono tante tecniche per trattare i piriformi, il più famoso è quello del gomito, tanti fisioterapisti lavorano così, ed è giusto e si lavora, ma si lavora sempre il sintomo, c'è da capire sempre il solito discorso, è il gesto tecnico che scaturisce la contrattura del piriforme e quindi l'overload di questo muscolo, oppure c'è una disfunzione, c'è la famosa disfunzione che provoca un sovraccarico di questo piriforme, vuol dire che ci sono altri muscoli, quali tensore fascia lata, medio gluteo, stesso retto anteriore, che non svolgono il loro lavoro così come dovrebbe, e quindi il piriforme va in contrattura, che va a compensare il lavoro di questi altri gruppi muscolari. C'è sempre da fare un'analisi dei test e c'è da capire chiaramente a monte il problema qual è. È chiaro che a valle il piriforme può essere trattato in mille modi, chiaramente con terapia manuale sicuramente è la mia prima scelta. Ecco, c'è una, non una domanda ma una nota che è lunghissima, non la posso mettere, vediamo se la metto ci copre, perché eccola là, infatti, di Luca Riceputi. Fate domande veloci, comunque Luca che fa parte anche lui della Sport Science Academy, lui è laureato in scienze motorie, preparatore eccetera, ha tutta una serie di professionista anche noto nell'area di Cesena, è stato anche atleta, giustamente dice: c'è sempre da imparare, bisogna ascoltare tutti, perché non si può mai partire dal livello di pensare io so tutto, e quindi dobbiamo creare relazioni. Questo è ovviamente importantissimo. C'è un'altra domanda che arriva, importante, che riguarda, intanto Laura ci dice non ha lasciato algia, quindi avevi già risposto, perfetto. Un'altra domanda che ci dice, ad esempio, protusioni, erne o altre, diciamo, manifestazioni che possono anche sfociare in qualcosa di più grave, che come fa il preparatore, il personal trainer, l'allenatore magari in palestra, a riconoscere da alcuni sintomi che possono essere una, diciamo, una, possono far accendere la luce rossa dell'alert, quindi magari l'atleta che non pensa di avere qualcosa, però sulla base di qualche indizio può essere utile anche per il preparatore sapere che è il caso di fare qualche approfondimento. Allora, abbiamo detto prima che fondamentalmente un'ernia è una protusione prima e un'ernia dopo, che non è altro la protusione che la prima fase di un'ernia, quasi sempre si localizza nelle parti basse, che sono quelle che sopportano più carico, quindi parliamo delle 3, le 4, le 4, le 5, le 5 e 6-1, sono questi dischi maggiormente colpiti, ma fondamentalmente c'è un test, ce ne sono un paio, c'è il test in flessione anteriore per capire se c'è mobilità distribuita sui vari livelli di tutto il rachide. Spieghiamo come lo faresti fare. Semplice, in posizione in piedi, visione laterale, vediamo l'armonia, lo facciamo flettere in avanti senza piegare le ginocchia e andiamo a valutare l'armonia delle curve. Attenzione, è importante non andare a valutare quanto scende l'atleta, ma soprattutto l'armonia delle sue curve, capito? Quindi è importante capire se a livello lombare c'è o non c'è il movimento, ovvero se lui presenta o non presenta una ritrazione di movimento, perché quasi sempre le problematiche discali avvengono per un'assenza di movimento, quindi per una ritrazione di movimento degli ultimi dischi. Quindi che cosa vuol dire? Che vedremo una grande cifosi di compenso, vedremo un accenno di flessione delle parti alte della zona lombare, e la zona bassa invece lombare è quasi sempre bloccata, spesso anche in lordosi, tanto da non riuscire a vedere quelli che sono i processi spinosi. Quando non si vede questo, si capisce che c'è assenza di movimento. Quando c'è assenza di movimento, il disco non è idratato, perché è il movimento che idrata il disco. Quando il disco non è idratato, è più fragile. Quando è fragile, abbiamo delle protusioni e spesso delle ernie. Un altro test piedi è invece... Piedi uniti o leggermente divaricati? Piedi uniti? Una piedi domanda. Uniti. Piedi uniti. Consigli di stare con il muro alle tue spalle o no? Ti può aiutare? Del muro, bisogna capire anche se quello è un compenso, se lui tende ad andare troppo dietro, chiaramente vuol dire che probabilmente lui ha una retrazione di una catena cinetica e compensa con la tibiotarsica, e quello è un altro elemento di valutazione, vedere quando il sedere va troppo dietro quando si fa una flessione anteriore, perché tende a non flettere sufficientemente, parliamo di flessione dorsale della tibiotarsica, e quindi è un compenso quello. Al di là di questo, un altro test è il sit and reach, vuol dire disteso, andarsi a toccare i piedi, e di fatto lo stesso
test della flessione anteriore, ma si fa disteso da toccare la punta dei piedi. Quindi sempre il solito discorso, non vedere dove si arriva non è importante, quello è indicativo ma non molto. L'importante è capire sempre l'armonia delle curve. Ci sono persone che hanno grandissima flessione, quindi tutti credono che abbia un'ottima elasticità di questa catena e quindi un ottimo movimento, ma non è così. Andando a vedere, spesso si ha una retrazione di questo anello di una catena. Immaginiamo una catena fatta di anelli, l'anello è proprio quello lombare, che è quello sofferente, quindi torniamo al discorso precedente, che ho fatto precedentemente, quindi il disco è poco idratato e poco mobile e quindi più fragile e spesso presenta protrusioni e ernie. Bene, allora sei stato fantastico, strano conoscendoti. No, Renzo Iodice, ci conosciamo anche da tanti anni perché abbiamo fatto delle cose insieme con dei team internazionali sia in Italia che in Ucraina dal 2013 e quindi insomma so come professionista come lavora e quindi insomma era utile perché poi sta sul pezzo, insomma ha la parte teorica che ovviamente serve, però poi alla fine chi lavora sul campo, chi lavora con atleti che hanno quella data certa e non hanno un piano B, cioè o quel giorno sono in forma o ahimè 4 anni magari di ciclo olimpico li butta proprio in quel posto, e quindi è importante dare risposta e quella risposta deve essere quella giusta al momento giusto, quindi insomma a questo stress, anche perché devo dire in questi ambienti lo stress ce l'hai tutti i giorni, proprio perché ahimè l'atleta deve sempre stare in condizioni. Allora parlaci magari di prossimi obiettivi agonistici degli atleti che stai seguendo, così salutiamo per la diretta e magari in bocca al lupo per i tuoi. Allora, i prossimi impegni sono sicuramente i giochi del Commonwealth in Australia, che sono i primi di aprile. Poi dopo andrò con Fenerbahce, andrò a Marsiglia già dalla prossima settimana. Giochi del Commonwealth con quale atleta? Con Chad Leclos. Io seguo sia Chad Leclos che Georgia Davis che Ben Proud. Chad Leclos, campionissimo, che si giocherà i 100, 200 farfalla. 200, anche 50 farfalla farà i giochi del Commonwealth e farà anche i 200 stile, mentre invece poi ci sarà Georgia Davis che è una dorsista e Ben Proud, fresco iridato sui 50 farfalla, bronzo sui 50 stile ai mondiali di Budapest l'estate scorsa. I prossimi appuntamenti poi saranno quest'estate con gli europei in vasca lunga. Perfetto, allora in bocca al lupo per gli atleti, salutiamo anche insomma tutti i membri del tuo staff, quelli italiani che magari ti hanno seguito, grazie davvero perché hai risposto in un modo chiaro e semplice anche alle domande, è stato un piacere rivederti a distanza anche dopo un po' di tempo, ci hai detto che è la tua prima diretta. Esatto, la mia prima diretta e sono felicissimo che l'abbia fatto con te. Ci tenevo, tu sei un esperto di dirette e sono contentissimo, lo speravo, era un sogno nel cassetto. Perfetto, puoi andare a letto tranquillo. Grazie a tutti, allora buona serata, grazie a tutti, ciao.